siamo nel vostro museo, complimenti, perché c'è la storia qui, insomma, dell'auto, della Formula 1 e c'è anche questo rugby che le ha dato grandi soddisfazioni quest'anno. Beh, sicuramente è stata una stagione entusiasmante, soprattutto il finale, inaspettata, e credo che abbia fatto crescere la temperatura, l'interesse, il piacere, la gioia a tutta la città anche, ma anche secondo me nel paese stesso, in Italia. Treviso è diventata un punto di riferimento per il rugby. Quando vede queste auto di Formula 1, un po' di rimpianto c'è oppure va bene il rugby, la pallovale? No, qua anche questo è stato molto divertente, ma ormai è il passato. Il rugby invece è qualcosa di attuale e dove fa piacere vedere questa crescita. Cioè, quest'anno abbiamo avuto la tribuna nuova. Io penso, insomma, che il rugby a Treviso potrebbe essere di esempio anche per la nazionale, volendo. Già qualcuno ha ventilato, insomma, come mai si vince la Benetton e non si vince in nazionale, no? Esattamente, vuol dire che i nostri tecnici i nostri giocatori ovviamente stanno lavorando molto bene. Sì, è una bella festa, una bella stagione, la Fiori ha fatto un passo enorme e io sono tanto fiero di quello che hanno fatto e spero che loro continuino così. Che emozioni ci sono per lasciare, insomma, la Benetton dopo parecchi anni? Tantissime emozioni, cioè, adesso non mi fammi piangere perché io pieno di emozioni, sono triste, sono eccitato perché fare un nuovo chapter della mia vita. Sì, sono pieno di emozione, non fammi dai, ragazzi. Perfetto. Qui sei vicino alle Formula 1. Quest'anno vi hanno paragonato proprio a una macchina di Formula 1 perché siete andati velocissimi, avete sfiorato questa semifinale. Sì, abbiamo le belle, come si dice, toro in squadra, che sia veramente come sono le macchine di Formula 1, che sono precisi e stanno facendo le cose giuste e bravi. Questa è la strada giusta per segnare, per andare avanti? Questa è la strada giusta che loro stanno facendo compiti, stanno facendo sacrifici, stanno facendo le cose insieme come deve fare una squadra e sono molto fiero di loro, stanno una strada molto molto giusta. Scotrade è già da alcuni anni sponsor di questa grande società, di questa grande squadra. Io dico sempre, noi c'eravamo quando le cose non andavano bene. Oggi le cose vanno molto bene, sicuramente l'anno prossimo andranno meglio e noi ci auguriamo di esserci ancora. È un orgoglio per tutti noi, per gli appassionati di rugby, non solo per i trevigiani, per il turismo, perché questo sport da alcuni anni fa anche tanto turismo e di questo noi abbiamo tanto bisogno. Quindi dobbiamo ringraziare questa società prima di tutto, dobbiamo ringraziare i ragazzi e speriamo che tutto questo contribuisca a far crescere questo meraviglioso sport in Italia, perché ne abbiamo tanto bisogno. E la disciplina, e l'educazione, la cultura che riescono a seminare è straordinaria e questo è un motivo in più per essere vicini al mondo del rugby. Sì, questo è rugby. Io ho avuto la grande opportunità di andare a vedere la squadra al quarto di finale contro il Munster e lì si respirava rugby. Dal momento in cui sei sceso dall'aereo è cambiato il mondo. Capisco che è una differenza, lì c'è una storia, c'è una cultura che è di almeno di 150 anni, però seminando quotidianamente anche nel nostro paese, nel Veneto in particolare, che è la patria per antonomasia del rugby, sono convinto che riusciremo a fare buone cose e a dare anche un aiuto alla nazionale del rugby. Beh sì, dopo tutte queste situazioni che ci sono susseguite tutto quest'anno di momenti importanti, di gioia,
e momenti di sofferenza, sicuramente trovarci alla fine di una stagione così un po' di emozione c'era, però credo faccia parte della vita, se vogliamo, no? Ma soprattutto il fatto di terminare una stagione con una consapevolezza di avere creato delle situazioni tali da avere delle aspettative, ma soprattutto delle convinzioni nostre, che sappiamo che possiamo ottenere dei risultati importanti. Crescere è il prossimo obiettivo, insomma, poco, tanto, in qualche maniera bisognerà crescere. C'è stato proprio l'intendimento, il gruppo che si è cementato ulteriormente. Sì, questa è la cosa che ha dato più soddisfazioni, vedere il gruppo che si è amalgamato, che sta lavorando bene assieme, e questo probabilmente ha dato la chiave di volta a tutte quelle situazioni che ci hanno permesso di ottenere qualche risultato positivo. È anche bello e per il pubblico fuori commovente anche vedere che degli omoni come Barbieri, come De Marchi trovano anche la commozione e la lacrima. Beh, dopo aver vissuto tutti questi anni con noi, come giustamente dicevi tu, evidentemente dare l'addio a un gruppo dove si gioca tutti assieme nel bene e nel male parecchie ore al giorno, evidentemente lasciarci sembra di no, però evidentemente anche il nostro cuore evidentemente ne risente un po'. Mi corregga se sbaglio, ma ho visto anche il signor Luciano Benetton e la famiglia Benetton galvanizzato da questi obiettivi raggiunti, da questa possibilità di fare sempre meglio. No, questo sicuramente sì. Se qualcuno aveva dei dubbi, oggi evidentemente credo che qualcuno si debba ricredere. Loro sono più convinti che mai, quindi ho visto il signor Luciano, ho visto dei nipoti del signor Luciano, quindi oggi più che mai il fatto di essere anche qui è il fatto di una conferma della loro presenza in questa disciplina.